invece vi propongo un'ulteriore variante dell'ultimo script che vi ho fatto vedere con la costruzione dei due quadrati con 1 e 2, dove si alternavano i colori. Qui le modifiche che ho fatto semplicemente sono il fatto di aver inserito una variabile i che andrà a gestire il testo all'interno del quadrato, quindi l'1 e il 2, e un comando di ripetizione, in questo caso due volte, quindi che andrà a ripetere la costruzione dei due quadrati. In questo modo, sostanzialmente, capite bene che andremo a costruire quattro quadrati. Per quanto riguarda la variabile, vedete che fuori dal ciclo di ripetizione ho messo la variabile i uguale a 0 e prima di passarla alla funzione text che andrà a scrivere il numero, ho fatto un incremento della variabile usando questo sistema, cioè i è uguale a i, cioè se stessa, più 1, uno dei classici modi della programmazione per andare a incrementare. In questo modo la prima volta verrà passato un 1, la seconda volta sarà 1 più 1, quindi 2. Ripetendolo questo ciclo due volte, la seconda volta che verrà ripetuto il ciclo, la i passerà da 2 a 3 e da 3 a 4. Vediamo se funziona. Diminuisco lo zoom per vedere meglio. E lanciamo il nostro script, così lo avviamo tramite il comando della barra. Ecco qua, i nostri quattro quadrati con il numero al suo interno.